Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi faccio vivere una giornata di ordinaria follia a Monaco. Oggi sul canale torna un po' di caro vecchio car spotting. Mi trovo nel Principato di Monaco e oggi vi voglio far vivere insieme a me quello che si riesce a vedere in una singola giornata passata qui nel Principato. Tra l'altro oggi mi trovo nel weekend del Top Market, che significa che probabilmente riusciremo a vedere qualcosina in più del normale. In ogni caso, ogni giornata a Monaco, beh, è così. Supercar, macchine di lusso ovunque, praticamente è un motor show a cielo aperto 365 giorni all'anno. E adesso andiamo a farci una passeggiata e a commentare, a vedere un po' le macchine che riusciremo a trovare. E in questo giro per il Principato ci accompagnerà anche Vanessa. Ciao! Innanzitutto staremo lontani da vetrine, gioiellerie e cose potenzialmente dannose per il mio conto in banca. Ma sono venuta per questo io a tenerti compagnia. Era una balla. Dalla vetrina di McLaren Monaco possiamo vedere una Senna. Forse un po' troppo sobria per i miei gusti, per il tipo di macchina che è. Perché comprare l'argento? Qui invece passiamo davanti alla concessionaria Ferrari. Possiamo trovare una donna che pulisce la concessionaria insieme a un SF90. E qui un'altra SF90. Da qui sotto spunta fuori un 488 Spider. Nero, bello cattivo anche col cerchio nero. Comunque ragazzi, volevo farvi notare una cosa. Ma che razza di ecomostro stanno costruendo a Monaco? Assurdo, una volta lì c'era solo mare. Qui a Monaco, non essendoci ormai più superficie per costruire dei nuovi palazzi, si stanno estendendo letteralmente dove una volta c'era il mare. Qui davanti Cipriani possiamo trovare una Continental GT Cabrio, un RS6 Abt bella arrogante. Inizia dal verde opaco e finisce che è nera opaca. Colore strano. E qui possiamo trovare una Bentayga rossa, colore piuttosto inusuale. Il colore merita a dir poco, spettacolo questa M4 Cabrio, vediamo da vicino il colore, bellissimo questo viola. Piazza del Casino molto colorata, spettacolo, c'è anche un Apollo che fa capire a tutti chi comanda. Troviamo una Urus gialla, una Wraith, una 918 Spider, dall'ara stradale, bellissime, guardate quanto è arrogante questa V8 Vantage, viola con i dettagli gialli. E guardate che cerchio, veramente cafone. Certo, diciamo che l'Aston nascono per essere eleganti, questa ha perso un po' l'eleganza. Qui ragazzi invece possiamo trovare una Aventador SVJ, spettacolo, tra l'altro targa italiana, questa non l'ho mai vista in giro. Qui un'altra sfilza di colori troppo sobri per i miei gusti, con una McLaren 650 Cabrio, Ferrari California T, Porsche 911, vabbè, qui a Monaco come se piovessero, una S63 M-Grey Cabrio, bella. Anche qui, classe G come se piovessero, veramente cattiva. Nero, vetro nero e cerchio nero. Questa definitiva. Questa configurazione è una delle mie preferite. Mafia russa. Esatto. Qui, oh mio Dio, 430 scuderia. Meraviglia. Rosso Corsa, classica configurazione con anche le strisce, però fa sempre piacere vederne una su strada. E tanto per cambiare un'altra Urus gialla. Proseguendo la carrellata, un'altra Aston, una DB11 colore veramente anonimo. Qui una Rolls Royce Cullinan, non mi basta la lente della videocamera per mostrarla tutta. È un classe G. Qui un altro classe, no, non è Purple, no. È un Bordeaux, bello. Ah. Bella, molto bella. Solitamente come espressione di stupore si dice oh my god. Io direi che in questo caso possiamo dire oh my god. Ragazzi, vedete? Una Rolls Royce Cullinan e una McLaren Senna, entrambe wrappate oro cromato. Sobrietà è il suo secondo nome, vero? Direi proprio di sì. Allora, già le macchine si fanno notare senza questo tipo di pellicola, ma così passi proprio inosservato. Sì, sì. Vabbè ragazzi, era da tempo che non vedevo combo così folli. Una McLaren Senna oro cromata e dietro una Rolls Royce oro cromata. Della serie, non voglio farmi vedere assolutamente. Profilo basso, proprio nessuno deve calcolarmi. Comunque ci vuole coraggio per girare con due macchine wrappate così. Il bello è che tanta gente si ferma ovviamente a guardarle, facendo passare tutto il resto in secondo piano. Qui abbiamo una Wraith 458 Spider, spettacolo questo Porsche 992 GT3 con la livrea, Continental GT Cabrio, dietro c'è un R8, poi cos'altro c'è di là? C'è anche una 488 pista aperta, eppure tutti si fermano a guardare queste due. Volevo farvi notare la configurazione di questa pista aperta, bellissima, abbiamo un grigio scuro tipo Audi,
striscia Bordeaux, ma abbiamo anche un sacco di dettagli Bordeaux. Guardate anche dentro, un interno grigio con le strisce rosse. Qui possiamo vedere anche del carbonio Bordeaux. Bello, anche il grigio dello stesso colore della carrozzeria, con un altro po' di tocco Bordeaux insieme alle pinze. Bella, molto bella anche qui tutto il diffusore di carbonio Bordeaux. Non male, configurazione veramente unica, mi piace. Pista! E qui possiamo trovare una SF90 nuova di pacca, lo deduciamo dalla targa temporanea monegasca. Questa macchina monta il pacchetto Fiorano Optional. Guardate, molto particolari i cerchi, perché qui troviamo i cerchi in carbonio. Poche Ferrari hanno optato per questo optional perché, beccate una buca, vi capita di piegare o rovinare i cerchi, mi sa che fate prima a buttarli. Qui ragazzi possiamo trovare una vera e propria rarità, una Ferrari 458 speciale aperta. Anche questa purtroppo di una colorazione che secondo me non dà risalto al tipo di prodotto che è. Qui dietro una AMG GT, grigio pacca, anche qui un F8, ma perché le comprate di questo grigio pentola? Guardate che bella questa, cos'è, una Maybach? No, un classe S, però interessante di colore. Qui ragazzi proseguiamo il trend delle Ferrari in colorazione sobre con una 612 scaglietti. Non mi dispiace come macchina, secondo me è molto sottovalutata. Tanti non piace, però la reputo essere una Ferrari veramente di gran classe. Sti colori hanno rotto un po' le balle. Andiamo avanti, magari troviamo qualche colore più acceso. Adesso stiamo passando davanti al Tempio di Monaco, la concessionaria Ferrari ufficiale. Là in alto possiamo notare una Enzo e accanto una 288 GTO. Non entreremo chiaramente, però vediamo che cosa si vede qui dall'entrata. Bello, sto 430 Spider bianco. Giù possiamo vedere un F40, 488. Bello anche sto 430. Lì un 355 GTS, una LaFerrari. Là in alto un altro 355 senza motore, starà facendo il famigerato tagliando delle cinghie. Là un altro 355 blu, molto bello. Qui uno già si compra uno yacht simile. Milionario, uno che sta molto bene. Metti un beep. Mettiamo il beep. Che bello. Poi vieni qua, la parcheggi. C'è quello dietro che ti fa dietro ombra. Ti parcheggia una roba simile. Quindi la differenza bella tra milionario e miliardario. Cioè questa sembra una nave da crociera. È imbarazzante da quanto è grande. Dobbiamo prendere una roba simile. Sì, che il pieno costa più di casa nostra. Così Cotoletta sarebbe anche molto bene. Mamma mia, dov'è che l'avevamo ormeggiato il nostro Panfilo? Dove abbiamo lasciato le chiavi del Panfilo? Non ho mai visto delle barche, queste sono delle navi. Sono enormi. Mai viste navi è così enorme, grandi in vita mia. Ecco, l'ho trovato il nostro Panfilo! Io mi ero illusa a parlarsi di queste, chiamalo Panfilo. No, eccolo, eccolo. Ah, il gommoncino. Amore, guarda, una Urus, che strano. Oh, la prima che vediamo negli ultimi 30 secondi. Sì. A Portofino. Poi ragazzi, voglio farvi notare una cosa. Qui a Monaco c'è ancora la configurazione da Gran Premio, con guardrail, gli spalti, lì ci sono ancora i paddock. Se la stanno prendendo comoda per smontare tutto. Devo dire che durante la gara, a momenti, mi addormentavo, però girare qui a Monaco con la configurazione da Gran Premio, beh, l'atmosfera è veramente bella, veramente tanta roba. Figo. E adesso ragazzi, praticamente sto passando nella corsia box di quello che è il Gran Premio di Monaco. Qui ci sono ancora i paddock, lì c'erano i box, li hanno già smantellati. Comunque non vedo i box della Williams, chissà se in questo momento la Tifi è arrivato, deve ancora finire qualche giro. Ragazzi, siete pronti? Non è arrivato Rambo in città, bensì è arrivato Batman. La Scaglietti se ne sta andando, ma direi che passa veramente inosservata in confronto a questa. Ma come ti viene in mente di venire a Monaco con la Batmobile? Questa ragazzi è una di quelle scatolette che si vedono solamente a Monaco e dintorni. Stiamo parlando della Toyota da circa 50.000 euro marchiata Aston Martin. All'epoca Aston Martin la commercializzò solamente per andare ad abbassare il livello medio di emissioni CO2 nella propria gamma, altrimenti avrebbero ricevuto delle grosse multe. Ragazzi, ma perché la gente alla fine l'ha comprata sta macchina? Voglio dire, è letteralmente una Toyota con un po' di interni e dettagli presi da Aston Martin. Questo non l'ho notato, però stiamo parlando di una macchina che all'epoca da nuova costava una cosa come 50.000 euro. Ovviamente qua sotto non c'è vuoto V12, non c'è neanche un motore di derivazione Aston Martin, ma c'è un 4 cilindri Toyota. E venghino signori, venghino, qui a Monaco ci sono i classe G in periodo di saldo, 2 al prezzo di 1. E complimenti anche a lei.
Ragazzi, si è mosso Mister Sobrietà con la McLaren Senna oro cromato. Mamma mia, che presenza. Sobria anche la camicia del tipo. Guardate questo T12 grigia con le strisce arancio cromato. Qui c'è un mix tra macchine completamente sobrie, profilo basso, e l'esatto opposto, cromato, colori vistosi, scarichi aperti. Non c'hanno le mezze misure. E questa è proprio la configurazione da Rolls in modalità Costa Azzurra. Blu con l'interno bianco, bellissima. Combo Bentley, R8. No ragazzi, guardate, un'altra Signe. Le ha vendute tutte a Monaco. Wow. Se originale non è una replica, so soldi. Targa Ucraina, deve essere Zelensky sotto copertura. Ma è in modalità elettrica? Niente, zero, non si sente. Sono ripassato davanti al concessionario Ferrari ed eccola qui l'OT12 che ho filmato prima, grigia con tutti i dettagli arancione cromato, bocciata. Poi tra l'altro hanno cambiato nuovamente la vetrina, perché prima c'erano due SF90 e adesso hanno messo un F12 TDF. Meraviglioso di questo colore. Adesso ragazzi entriamo al Grimaldi Forum per fare un giro veloce al Tom Mark, e direi che già l'ingresso promette più che bene, guardate. Qui possiamo trovare una Bugatti Chiron 110 anniversario e qui una Veyron Grand Sport. La Chiron è molto più aggressiva e cattiva, però secondo me la Veyron ha linee un po' più morbide e classiche e sta invecchiando proprio bene. Forse tra le due tendo a preferire il linguaggio stilistico della Veyron. E voi ragazzi? Appena entrate al Grimaldi Forum direi niente male l'accoglienza. Macchine ce ne sono, quindi ora iniziamo il nostro giretto e vediamo di soffermarci anche su qualche chicca. Esiste modo migliore per godersi un 12 cilindri a cielo aperto? Che rarità ragazzi, soprattutto che bellezza. Questa è l'Aston Martin Speedster, credo di non averne mai vista una dal vivo. Che capolavoro di macchina, l'attenzione ai dettagli, bellissima. Ovviamente essendo una Speedster non abbiamo chissà che parabrezza davanti. Qui dietro, come potete vedere, abbiamo il vano di alloggiamento per i caschi integrali. Poi qui, meraviglia, il lupo di Wall Street, bellissima questa Countach. Questa ragazzi azzardo dicendo che è potenzialmente una delle Lamborghini più belle e iconiche mai fatte, così come questa, che spettacolo, la 993, la mia generazione preferita della 911. Bellissimo questo esemplare di 993 turbo blu, configurazione deliziosa, anche l'interno blu, cambio manuale, poi guardate anche il cerchio blu scuro. Sì, possiamo dire che al proprietario di questa macchina gli piace il blu. E qui addirittura abbiamo anche delle Formula 1 in vendita, come ad esempio questo esemplare che, a detta dell'inserzione, una Formula 1 ex Ed Irvine. E qui possiamo trovare una macchina che secondo me è già un classico, la Porsche Carrera GT. Adesso proseguiamo perché ci sono altre macchine da vedere in questo piano. Dal vivo non l'avevo ancora vista da vicino, ma che bella che è l'MC20. E per la cronaca ragazzi, mi sono già organizzato, a luglio ne proverò una e sono estremamente curioso di vedere come si guida, perché sulla carta, beh, tanta roba. Se questa macchina è bella quanto piacevole da guidare, allora siamo a cavallo. Perché onestamente, stilisticamente parlando, per me questa macchina è veramente azzeccatissima. Poi molto bella anche questa configurazione con questo rosso fuoco molto acceso, e anche guardate tutto il tetto in carbonio a vista, bellissima, veramente bella la configurazione. E questa è una macchina, un UFO, una macchina da corsa omologata per la strada, primissima volta che vedo un Aston Martin Valhalla, spero di averla pronunciata correttamente. Mamma mia, cioè ci credete ragazzi che questa macchina è omologata per uso stradale? Pazzesca! E qui ragazzi potremmo avere potenzialmente la star di questo Top Mark, quella che vedete è la Chiron Pure Sport. E inoltre, se vi ricordate, circa un annetto fa ho avuto l'occasione di girare passeggero su questa macchina insieme al collaudatore Andy Wallace nel circuito di Nardò. Ragazzi, è stata un'esperienza assolutamente incredibile, lì mi sono reso conto che cosa significa essere su una macchina con una potenza a dir poco folle. E qui ragazzi finalmente un nuovo prodotto italico che mi mancava sulla lista, la nuova 296 GTB. Non ho ancora avuto l'occasione di vederla fino ad ora e esteticamente parlando
Non lo so, non sono al 100% convinto. Diciamo che mi mancano quei bei tempi nella quale c'era ancora Pininfarina. E con questo colore mi hanno convinto, la compro subito. Forse è meglio che mi informo prima con il mio direttore di banca. Non è forse proprio una configurazione da Rolls Royce, però puff, con le pinze gialle, un interno bianco con i dettagli gialli. Arrogante, mi piace, con anche gli interni in carbonio. More, potremmo prendere questa per le nostre trasferte. No, vabbè, guardate questo van della Mercedes, è praticamente come viaggiare in business class. Spaziale, cioè, abbiamo anche il cielo stellato. Ma guardate che lusso, che meraviglia. Probabilmente costa più di casa nostra. Non mi dispiacerebbe. Però potremmo viverci dentro. Siamo ritornati su strada, ragazzi, e guardate la targa di questa Lexus. Forse è la targa più importante del Principato, perché questa qui è niente poco di meno che la macchina presidenziale del Principe Alberto. Quindi significa che, e qui nei paraggi dovrebbe uscire a breve, il Principe, c'è la macchina targata 01. Mamma mia che presenza su strada che ha questa macchina. Capita tutti i giorni di mettersi incolonnati dietro a una macchina simile. Ah, piccola curiosità gossip, questa qui è la palazzina dove vive Lewis Hamilton e quello è proprio il suo parcheggio. Ma al volante non c'era Hamilton. Un'altra TDF, non sono un amante del grigio in generale, ma la TDF è grigia, tanta roba. E adesso si rientra alla base, ragazzi, direi che non è stata male per essere una semplice giornata in quel di Monaco. Quanto hai detto che abbiamo camminato oggi? 12 chilometri. Ma siete maratoneti? Siamo distrutti, si vede anche dei volti. E soprattutto non vedo l'ora di tornare quando, come di consuetudine, arriverà l'invasione delle hypercar agli arabi. Quello è un appuntamento da non perdere. E ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. E se vi è piaciuto questo video, mettete like. E iscrivetevi al canale se ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!